Più si parla di Grand Theft Auto 6, più aumenta l'entusiasmo. Ci stiamo avvicinando sempre di più al traguardo e Rockstar sta facendo del suo meglio per mantenere il silenzio. Ma altre fonti stanno iniziando a diffondere lentamente informazioni. Di recente, un nuovo set di informazioni si è diffuso su internet e di questo parleremo oggi. Benvenuti a tutti, questo è Mucchio TV e io sono VG Future. Oggi esamineremo tutto ciò che è emerso su GTA 6 nell'ultima settimana o giù di lì, inclusa la finestra di lancio trapelata da Microsoft per il gioco. Avremo anche un aggiornamento sulla mappa e una possibile idea di quanto denaro Take-Two Interactive stia investendo in questo progetto. Fatemi sapere se siete entusiasti di Grand Theft Auto 6 perché siamo vicini alla presentazione del taser. Come probabilmente sapete, molte informazioni riservate di Microsoft sono state rese pubbliche in seguito alle audizioni della FTC riguardo all'acquisizione di Activision Blizzard. Da quanto ho capito, qualcuno in Microsoft ha presentato i documenti in modo scorretto dopo le udienze, facendo sì che molti materiali interni diventassero pubblici anziché rimanere confidenziali. Poiché Microsoft ha condiviso gran parte dei suoi piani videoludici con la FTC durante l'acquisizione, abbiamo ottenuto un'analisi dettagliata di ciò che hanno in mente per i loro studi e cosa si aspettano dai partner di terze parti nei prossimi anni. Come molti di voi probabilmente sanno, è trapelata una lunga lista di prossimi giochi Bethesda, tra cui Dishonored 3 e il tanto atteso Doom 3, oltre alle remastered di Oblivion e Fallout 3. Inoltre, abbiamo dato uno sguardo approfondito alla nuova versione della console di metà generazione di Microsoft per la Series X, sotto forma di una nuova versione più piccola, più silenziosa e completamente digitale della console, prevista per l'uscita il prossimo ottobre. Ma all'interno dei documenti c'era anche l'idea di Microsoft riguardo alla finestra di lancio di GTA 6. Secondo la documentazione delle comunicazioni di Microsoft con l'Autorità della Concorrenza e dei Mercati del Regno Unito, CMA, l'azienda dei videogiochi si aspetta che Rockstar lanci Grand Theft Auto 6 entro la fine del 2024. È importante sottolineare che questa non è un'informazione ufficiale di Microsoft riguardo la data di uscita di GTA 6, ma piuttosto una loro stima basata su ciò che sanno dell'industria e sulla loro relazione con varie altre aziende, compresa Rockstar. Quindi, sebbene Microsoft non abbia la data di uscita ufficiale per GTA 6, sono sicuri che il gioco verrà rilasciato entro la fine dell'anno prossimo. Questo potrebbe essere perché Take-Two Interactive glielo avrebbe comunicato o potrebbe essere pura speculazione. Tuttavia, se Microsoft era abbastanza sicura da comunicarlo alla CMA, c'è sicuramente un motivo. Non credo che Microsoft direbbe una cosa del genere se non fosse estremamente sicura. Almeno secondo me, le precedenti fughe di notizie sulla data di uscita affermavano che il gioco sarebbe stato rilasciato nell'ottobre del 2024. Quindi, questa dichiarazione di Microsoft sembra avvalorare tale previsione. È stato anche rivelato un po' di tempo fa dal CEO di Take-Two che Grand Theft Auto 6 sarà lanciato nell'anno fiscale 2025, che in parte corrisponde al 2024. Voglio dire, il diagramma delle fughe di notizie sulla data di uscita di GTA 6 sembra puntare tutto verso la fine del 2024 come data di lancio e tra poco meno di un anno potremo tutti stare giocando a GTA 6, cosa che sinceramente non avrei mai pensato di dire. Pensavo piuttosto che GTA 6 non sarebbe uscito prima di altri 2 o 3 anni, ma ora tutto sembra più chiaro. Attualmente sembra che il gioco sia a meno di 1 anno e mezzo dal lancio. Oltre alle fughe di notizie sulla data di uscita da Microsoft, il noto youtuber di GTA conosciuto come Inter ha recentemente speculato sul budget di questo gioco, che finirà probabilmente intorno al $1 miliardo, considerando anche la campagna di marketing. Egli suggerisce che lo sviluppo del gioco sarà di circa 250 milioni, mentre il resto del budget totale andrà al marketing, il che è incredibile. Non so se credere a questa notizia, ma nel caso vi foste dimenticati, circa 1 anno fa è stato riportato che Take-Two aveva messo da parte $89 milioni per le attività di marketing per l'anno fiscale 2024. Molte persone pensavano che fosse destinato a GTA 6, ma ora sappiamo che il gioco non verrà lanciato fino all'anno fiscale successivo. Possiamo scartare quelle voci, quindi.
Per avere un'idea, GTA V avevo un budget di marketing di 150 milioni di dollari, che se aggiustato con l'inflazione ammonta a poco meno di 200 milioni di dollari oggi. Quindi, secondo voi, GTA 6 avrà un budget di marketing più del triplo del gioco precedente? Secondo questo rapporto, circa il 75% di quel budget complessivo, di un miliardo di dollari, verrebbe speso per il marketing, ovvero 750 milioni di dollari. Anche considerando gli standard di GTA, è un dato elevato. D'altra parte, Red Dead Redemption 2 avrebbe avuto un budget di marketing compreso tra i 370 e i 540 milioni di dollari, essendo uscito solo 5 anni fa. Considerando che Red Dead ha avuto sicuramente una presenza mainstream inferiore rispetto a Grand Theft Auto, non è del tutto impossibile che Take-Two possa investire 750 milioni nel marketing di GTA 6. Suppongo che queste stime del budget possono provenire semplicemente da speculazione dei fan. Sono sicuro che il budget complessivo di GTA 6 supererà il miliardo di dollari, perché Take-Two e Rockstar sanno che recupereranno subito quei soldi appena il gioco verrà lanciato. Dopotutto, GTA 5 ha generato oltre un miliardo di dollari di entrate in soli 2 giorni. GTA 6 probabilmente avrà un lancio molto più grande e Take-Two potrebbe investire anche 2 miliardi nel progetto, recuperando il tutto in un tempo record. Ma il fatto che Take-Two possa guadagnare non significa necessariamente che investirà tutti quei soldi, se capite cosa intendo. Quindi, non sono sicuro di cosa pensare riguardo ai rapporti sul budget. Credo che il budget totale possa superare tranquillamente il miliardo di dollari. Ma spendere 750 milioni di dollari per il marketing non credo possa essere possibile. E voi, cosa ne pensate? Ora passiamo al gioco in sé. Di recente c'è stata una discussione online riguardo alla mappa del gioco. Con il passare dei mesi i fan hanno analizzato tutto ciò che è trapelato finora, cercando di creare una bozza della mappa di gioco, e il lavoro svolto è stato effettivamente impressionante. L'ultima volta che ho controllato la bozza della mappa era enorme e conteneva oltre 100 location. La comunità dei leaker ha iniziato a incrociare e raffrontare tutto ciò che emerge sul gioco, portando a una possibile realizzazione che potrebbe deludere. Un po' di tempo fa Tom Henderson ha sostenuto che la mappa di GTA 6 potrebbe non essere così grande come la gente si aspetta. E ora, che altre informazioni fornite da Henderson sul gioco sono state confermate, le persone cominciano a chiedersi se effettivamente le sue speculazioni sulla mappa fossero corrette. Certo, anche se la mappa dovesse essere più piccola del previsto, sarebbe comunque enorme. Sarà sicuramente più grande di quella di GTA 5, ma l'analisi recente della comunità sta suggerendo che le affermazioni sulla mappa, che sarebbe più del doppio delle dimensioni di quella di GTA 5, potrebbero essere esagerate. C'è ancora la convinzione che GTA 6 includerà molte location e più di una città principale. Ma sembra che le indiscrezioni su un gioco così esteso in termini di chilometraggio quadrato potrebbero essere state un po' ingigantite e troppo esagerate. Ricordate che GTA 4 aveva una mappa molto più piccola rispetto al gioco precedente, quindi non sarebbe fuori dallo stile di Rockstar fare una mappa di GTA 6 un po' più piccola del previsto, ma sicuramente densa di contenuti. Chiaramente nulla di tutto ciò è confermato, ma non sorprendetevi se GTA 6 uscirà e la mappa sarà solo il 50% più grande di quella di GTA 5. Inoltre, credo che questo gioco avrà un limite di 30 fps. Non vedo uno scenario in cui un gioco così grande e tecnicamente avanzato riesca a girare a 60 fps, figuriamoci a 120. Considerando quanti giochi AAA sono stati pubblicati con un limite di 30 fps, penso che Rockstar ne terrà conto e prenderà la decisione di garantire un'esperienza solida a 30 fps. Probabilmente senza alcuna modalità alternativa per le prestazioni. È sicuramente frustrante, lo so, trovarsi a pochi anni dal lancio delle nuove console e tornare a giocare a giochi con un limite di 30 fps. Ma con un gioco delle dimensioni di GTA 6 potrebbe tranquillamente essere.
sarà enorme e metterà sicuramente alla prova l'hardware delle console. Quindi aspettatevi che il gioco miri ai 30 frame al secondo su PS5 e Xbox Series. Forse potrebbe raggiungere i 60 su PS5 Pro, ma non ci scommetterei, dato che anche Red Dead 2 aspetta ancora l'aggiornamento a 60 fps, che non è mai arrivato. Insomma, se volete giocare a GTA 6 a più di 30 frame al secondo, probabilmente dovete puntare su un PC performante. Queste le novità di oggi. Che ne pensate di un budget per il solo marketing di 750 milioni di dollari? E soprattutto, della modalità a 30 fps? Fatemelo sapere nei commenti e non dimenticatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdervi tutti gli aggiornamenti su GTA 6 e il mondo di Rockstar in generale. Sempre qui, su Mucchio TV. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out.